Vuole sapere la mia opinione? Certo, professore, non vedo l'ora. Senta, i conflitti tra gli stati sono stati nella storia risolti in tre modi: con la spada, con la feluca o con la toga. La spada è la guerra, la feluca sono gli ambasciatori che negoziano e la toga sono i giudici che, come terze parti, decidono. Purtroppo in questa situazione ci troviamo in una difficoltà che deriva dalla inefficacia dell'ultimo strumento, quello dei giudici, perché lei sa che la Corte Internazionale di Giustizia e la Corte Penale Internazionale sono già intervenuti, la seconda con un'inchiesta e la prima addirittura con un ordine di cessare in via cautelare le attività di aggressione da parte della Russia. Tra l'altro, alla Corte Internazionale di Giustizia fa parte della famiglia dell'ONU e quindi c'è anche la Federazione Russa. E siamo ricorsi ad uno strumento, un succedaneo che è costituito dalle cosiddette sanzioni, che non sono in senso tecnico delle sanzioni, sono piuttosto delle ritorsioni che la comunità internazionale deve adottare perché è l'unico strumento che si aggiunge a quelli esistenti. Io sono fiducioso sulla possibilità che contemporaneamente più strumenti di quelli che ho elencato vadano avanti, e cioè che contemporaneamente continuino le ostilità, ma in via sotterranea si avviino o continuino dei negoziati, perché si tratta di trovare poi un tavolo negoziale, cioè una base di accordo, e questo venga incentivato dalle ritorsioni. Quindi non, io spero nel fatto Professore, i che crimini di più guerra di sono questi strumenti possono dimostrabili, essere che Putin utilizzati. è giudicabile, condannabile, perché anche questa cosa di dire giudichiamolo sui crimini di guerra, benissimo, ma che facciamo? Andiamo a prendere Putin? Cioè, mi chiedo sempre questo, io nella mia ingenuità, forse. La giustizia internazionale colpisce sia i livelli alti che quelli intermedi che quelli bassi. E quindi lentamente fa il suo cammino. E certamente ci saranno dei problemi per alcuni dei capitani che hanno dato quegli ordini se vogliono trasferirsi dalla loro madrepatria in altri posti o se vogliono fare un viaggio a Capri.